Buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Come avete già visto dai vlog di Disney Resort, oggi è il momento di Rise of the Resistance. Filmerò l'attrazione, per cui se non volete spoiler evitate questo video, mentre se volete vivere insieme a me questa attrazione siete nel posto giusto e buon divertimento. Per Rise of the Resistance abbiamo pagato la Lightning Lane, che è l'unica attrazione qui in Disneyland Resort che si paga, $25 a persona, ma considerato che oggi c'erano 120 minuti e salirà, ne è valsa la pena. Dico solo una cosa, è l'attrazione più bella che io abbia mai visto. Cioè, a tratti ho avuto la pelle d'oca. Assurda, veramente assurda. Sono scioccato. Dentro quest'area ci sono due attrazioni, Rise of the Resistance e poi Smuggler Run, che è... guidi il Millennium Falcon. Vi lascio l'esperienza prima di passare ad esplorare ancora l'area. For your safety, remain seated and supervise the Wow. Weapons are online. È difficile. Get the jump to light speed. Praticamente se completi la missione qui è tutto bianco, tutto pulito, tutto bello, mentre se sbagli la missione e perdi, cioè qua è tutto bruciato, tutto, cioè tutto rotto, cioè quindi siamo usciti dalla parte dei vincitori, quindi bravi. Non è la parte rotta. A parte il pilota che destra e sinistra va barcollava un po' destra e sinistra. No, è andato benissimo. Bello, no, bello. E in un attimo è buio. Quest'area poi è piena di negozi, è piena di store fantastici, tutti tematizzati. Questa per esempio è un'area ristoro. In quest'area fighissima, che tra l'altro mi hanno già rimbalzato, puoi costruire il tuo droide. E quelli che possono uscire sono così. O così. Che figata. Thank you.
mentre in questo negozio ti vendono spade laser. Chi non vorrebbe una maschera a casa di Darth Vader? Anche questa esperienza si conclude qui, quindi adesso mi sa che andremo ancora a fare un giretto, ma per voi questo video finisce qua. Domani visiteremo l'altro parco, ma voi questo lo vedrete in un altro video. Noi ci vediamo, ciao.